Cos'è che volevi proporre come No, te? io avevo un pezzo qua, no? Un vecchio pezzo che appartiene alla storia criminale del cristianesimo ed è un pezzo che però è abbastanza lunghetto e si tratta della diffamazione della cosmologia, della cultura e della religione pagana. Cioè, siccome le persone non si rendono conto quanta diffamazione il cristianesimo, quanto odio il cristianesimo fa nei confronti delle persone diverse, e avevo questo pezzo, diciamo così, da leggere in alternativa. Vai. Però mi sembra che ormai le 15:55 si può leggere qualche pagina. No, no, ma comunque, vabbè, pure dai, visto che abbiamo chiacchierato un po' a lungo. Sui massimi sistemi. Va bene, dai, ve lo leggo. La diffamazione della cosmologia, della cultura e della religione pagana. Fatto da Aristide, da Atenagora, Taziano, Tertulliano, Clemente, eccetera, eccetera, che sono fra i primi cristiani. Circa la metà del secondo secolo, Aristide, uno dei primi apologeti, in uno scritto rinvenuto nel 1889 presso il monastero di Santa Caterina del Sinai, condannava la divinazione dell'acqua, del fuoco, del vento e del sole. Questo andrebbe bene anche per i vicani, Francesco. Sappiano che divinare la divinazione dell'acqua, del fuoco, del vento e del sole per i cristiani è un delitto. Tanto per essere chiari, no? E non da ultimo la venerazione della terra, che Aristide definiva la terra albergo della lurida immondizia degli uomini, degli animali selvatici e di quelli addomesticati, pieno delle azioni impure degli assassini. Questa è la sua visione della terra. Un ricettacolo di cadaveri. Il bersaglio polemico prediletto da Aristide furono soprattutto gli egiziani. Ciò che non dovrebbe sorprendere, visto che ancora ai giorni nostri, alcuni studiosi parlano con disprezzo delle obscure ad tortuous cloak of Egyptian mythological language, è in inglese ma io ve l'ho letto un po' alla letterale. Grave colpa degli egiziani, che tradotto significa i più ingenui e irrazionali fra tutti i popoli della terra. Era quella di essere arrivati a divinizzare persino gli animali. In realtà, gli studiosi di storia delle religioni discutono ancora oggi se presso questo popolo gli animali fossero realmente considerati divinità o rappresentassero semplicemente forme sensibili in cui gli dèi venivano manifestandosi. Tutto ciò appariva comunque, agli occhi di Aristide, scandaloso e degno del più aspro biasimo. L'apologeta condannava senza mezzi termini la venerazione di divinità teriomorfe, l'adorazione dei pesci, delle colombe, dei cani, degli asini, delle teste di bue e di montone, addirittura della cipolla e dell'aglio. E non si rendono conto, diceva Aristide, i miserabili, che tutte queste cose non significano nulla. Il regno animale non significa nulla, il regno vegetale non significa nulla, la passione non significa nulla e il mondo degli dèi? Nient'altro che follia, dice Aristide. Chiacchiere empie, ridicole e stolte, destinate a generare il male, l'odio e l'orrore. La depravazione, le guerre interminabili, le grandi carestie, la dura prigionia e l'impoverimento più totale. Tutto ciò si abbatte da secoli sugli uomini per una sola ragione, il paganesimo. Sul finire del secondo secolo, Atenagora di Atene contestava il fatto che Dio, padre della ragione, venisse venerato da creature irrazionali, che la divinità assumesse le forme dell'uomo, degli uccelli, dei rettili, ma avvedutamente proclamava, visto che non era legale il cristianesimo, che ogni uomo doveva essere libero di scegliere il proprio Dio. Quando poi il cristianesimo arriva al potere, li massacrano tutti. E assicurava di non voler attaccare intenzionalmente le immagini delle divinità pagane, né di voler disconoscere le loro virtù miracolose, come del resto farà anche Agostino. E con quanta umiltà, diremmo quasi devozione, Atenagora nella sua supplica a nome dei cristiani chiedeva indulgenza agli imperatori Marco Aurelio e Commodo, esaltando il loro saggio governo, proprio di Commodo anche, la loro bontà e mitezza, l'amore sconfinato per la pace e la filantropia, la loro sete di conoscenza, l'amore per la verità, le buone azioni, profondendosi in sostanze una serie di lodi sperticate che ben poco si addicevano ai due imperatori. Nello stesso periodo, intorno al 172, in Oriente, Taziano, di origine siriaca, redasse una provocatoria invettiva contro il paganesimo. Per il discepolo di Giustino,
convertitosi a Roma al cristianesimo, divenuto in seguito capo della setta eretica degli Encratiti, per il filosofo barbaro Tazziano, come gli stesso amava definirsi, i pagani erano dei millantatori, degli ignoranti, degli attaccabrighe e degli adulatori. Si dibattevano nelle tenebre e nella vuota retorica, erano lascivi e bugiardi. L'educazione dei pagani, il loro costume, la loro religione, il loro sapere era qualcosa di vacuo, insulso, folle. Il suo discorso rivolto ai seguaci era rivolto ai seguaci dell'ellenismo. Tazziano ironizzava sulla millanteria dei romani e degli ateniesi, sulla schiera infinita delle vostre poetesse ed etere buone a nulla e per digiorno. L'ex discepolo dei sofisti condannava l'intemperanza di Diogene, l'incontinenza di Platone, l'ignoranza di Aristotele, le vane chiacchiere di Fericide e Pitagora, le fanfaronate di Empedocle. Saffo altro non era che una donnetta lasciva preda delle follie d'amore, Aristippo un libertino con l'aspetto di santo, Eraclito un autodidatta superbo, in breve tutti chiacchieroni, nessun maestro vero, capaci di riempirsi la bocca di parole ma intellettualmente poco acuti, si aggirano con le unghie sfoderate come le bestie selvatiche. Dopo 2000 anni parliamo ancora di Pitagora, di Aristotele, di Eraclito e non parliamo di questo personaggio. Tazziano inoltre condannava la retorica antica, le scuole, il teatro, luoghi in cui ci si dilettava nell'ascolto delle declamazioni piene di oscenità, e non mancava di criticare aspramente la cultura per i suoi temi e i suoi modelli, nonché la poesia e la filosofia greca. Non si stancava di mettere a confronto la ciarlataneria dei pagani, la loro stoltezza e degenerazione, con l'immensa saggezza dei cristiani, le dottrine ingannevoli dei demoni accecati con gli insegnamenti della nostra scienza. Chiunque amasse la filosofia, secondo Tazziano, doveva rivolgersi alla Chiesa. Tra noi non ci sono stolti e non diciamo sciocchezze, voi invece seguite gli insegnamenti dei greci. Noi non mentiamo, mentre le vostre chiacchiere sono insensate. La Chiesa Cattolica non mente, Provate un po' a rifletterci. Tra le verità di cui si sentiva l'araldo, Tazziano includeva anche le favole macabre secondo cui i pagani si nutrivano della carne dei cristiani. C'è sempre qualcuno che mangia bambini da qualche parte, per impedire che questi resuscitassero. Lo scritto di Tazziano, configurandosi come un'opera requisitoria contro le grandi acquisizioni della cultura ellenistica in tutti i campi del sapere, rappresentò il primo passo verso la diffamazione della cultura pagana, destinata in tal modo in Occidente a subire una sorta di proscrizione, a cadere nel dimenticatoio per quasi più di un millennio. Tuttavia, mentre uno studioso dotato di un certo acume critico, come Jeff Kane, vede in Tazziano un nemico della cultura orientale, un raffinato ipocrita, un erudito fanfarone da quattro soldi, un pensatore superficiale, un bugiardo primo del benché minimo senso di onestà verso se stesso e gli altri, da parte cattolica invece ancora oggi si difende la bellezza e il valore del nucleo tematico principale dello scritto di Tazziano, che già nel IV secolo, secondo Eusebio, era per molti degno delle più alte lodi. Anche al vescovo di Cesarea il discorso per i seguaci dell'ellenismo sembrava l'opera più bella e più significativa di Tazziano. Tazziano dunque si collocava in un'ideale linea evolutiva della Chiesa antica, che partendo da Sant'Ignazio, il quale respingeva ogni contatto con la letteratura pagana, arrivando a rifiutare in blocco persino l'insegnamento scolastico, e dal vescovo di Smirne, Policarpo, anch'egli sulla stessa lunghezza d'onda, arrivava a Ermia e alla sua tanto rozza quanto inconsistente denigrazione dei filosofi pagani, al padre della Chiesa Ireneo e al vescovo di Antiochia Teofilo. Tutti costoro disprezzarono la filosofia antica, la condannarono definendola una frottola menzognera, assurda, insensata, folle, eccentrica. Secondo Teofilo, spirito ben modesto, ma titolare di una cattedra episcopale fra i più importanti, i grandi rappresentanti della cultura greca non avevano prodotto altro che sproloqui, vane chiacchiere, prive della più piccola scintilla di verità,
destituite da ogni fondamento. Infatti Teofilo voi non lo sentite più, di Pitagora ancora se ne parla, di Socrate ancora se ne parla, di Eraclito ancora se ne parla. Anche Tertulliano si mosse nello stesso solco. Da uomo di cultura bilingue, come si diceva, un vero cristiano, egli poteva difendere la tolleranza, ammettere che si pregasse Giove o l'altare della Fides, protestare contro chiunque minacciasse la libertà di culto e impedisse che la divinità da adorare fosse il frutto di una libera scelta. E tuttavia non poteva fare a meno di chiedersi cosa mai avessero in comune un filosofo e un cristiano, un discepolo dell'ellenismo. Ma infatti fra un filosofo e un cristiano non esiste niente in comune, mi sembra che Buttiglione lo abbia dimostrato. Un discepolo dell'ellenismo e un discepolo del cielo, un mistificatore e un sostenitore della verità, uno spirito menzognero e un custode della verità. Di fatto Tertulliano rifiutò in blocco e senza compromessi la filosofia antica, sebbene su di essa si fosse compiuta la sua formazione culturale, e sferzò tutta la cultura greca nel suo complesso. Essa non aveva nulla da che spartire con il cristianesimo, ne sono convinto anch'io, piuttosto lo aveva con la stoltezza e con il diavolo, e se mai si era avvicinata alla verità, cioè era avvenuto per caso o per plagio. La quinta essenza del peccato, il più grave dei sette peccati capitali, rimaneva per Tertulliano il culto degli dèi, di fatto nient'altro che forze della natura e potenze sessuali personificate e divinizzate. Forse nessun altro autore cristiano antico combatté l'idolatria in modo così sistematico. Con soddisfazione egli constatava lo scarso rispetto dei pagani verso i propri idoli e le proprie tradizioni religiose, prendeva di mira l'inerzia degli dèi, denigrava il carattere osceno dei miti che li riguardavano, lamentava il fatto che un cristiano ovunque si recasse fosse costretto a imbattersi nelle divinità pagane. È vero, anche noi ci lamentiamo perché ci sono croci dappertutto, chissà perché. Tertulliano interdisse ai cristiani qualsiasi attività avesse a che fare con l'idolatria, dalla fabbricazione di statue di divinità alla loro vendita o a tutte le professioni al servizio dei pagani, compreso il servizio militare. Persino un estimatore della filosofia greca, come Clemente di Alessandria, sul finire del III secolo, nel suo Logos Protreptikos, condannava la tanto celebrata mitologia classica, i templi dedicati agli dèi, gli oracoli inutili con le loro profezie, o meglio con le loro chiacchiere deliranti, le folli scuole dei sofisti dove si insegnava a un pubblico di miscredenti e le bettole piene della pazzia eretica. Anche nei misteri dei pagani Clemente non vedeva altro che menzogne ben mascherate, manifestazioni del loro sacro delirio, orge ingannevoli, assolutamente indegne dell'uomo, fonti di disgrazia e di rovina, empi culti in grado di far presa unicamente sui più rozzi tra i barbari della Tracia, sui più stolti fra gli abitanti della Frigia e sui greci miscredenti. Clemente non si stancava di condannare anche la divinazione degli astri, del sole, caratteristica soprattutto della religione persiana, il culto della terra, delle piante, dei frutti, dell'acqua, tipica degli egiziani, si pensi al Nilo, non meno dell'erotismo e della sessualità. Sulla stessa linea si era mosso prima di Clemente Aristide, e dopo di lui si muovevano Firminio, Materno e Attanasio, che nella sua Orazio contra Gentes deplorerà non solo la venerazione delle immagini sacre degli uomini e degli animali, ma anche delle stelle e delle forze della natura. In sostanza demolirà i fondamenti della religione pagana, vedendo in essi nient'altro che forme di immoralità e di depravazione sessuale. Sì, ma anche adesso tutto sommato i cristiani ci vedono in quel modo. Sono molte assonanze. I cristiani mostrano dunque una totale indifferenza nei riguardi del fascino esercitato dai cicli naturali sui pagani, nei riguardi della loro interpretazione del mondo legata ai miti ancestrali della fertilità, all'empatia verso gli eventi terrestri e cosmici. Fu estraneo ai cristiani il sentimento della bellezza e della pienezza dell'esistenza che caratterizzava invece il paganesimo. Tutto ciò che riguarda queste divinità, scriveva Plutarco a proposito della religione egiziana, è posto in rapporto alla ratura, alla semina, alla nascita dei frutti della terra. Esse assurgevano a simboli del divenire inarrestabile connaturato dell'esistenza. Anche Clemente del resto vedeva nell'adorazione del sole, della luna, delle stelle, della terra con i suoi frutti
la massima espressione della malvagità, una forma di eresia e di negazione di Dio, di detestabile allontanamento della verità destinata a condurre l'uomo lontano dal cielo e a farlo sprofondare nell'abisso. Maledetta impietà, tuonava Clemente, perché avete abbandonato il cielo e venerate la terra? Avete rivolto, non mi stancherò di ripeterlo, la vostra devozione alla terra, ma io la terra la calpesto con i piedi, non l'adoro. In quest'ultima affermazione si coglie, in modo ancora più chiaro che in Aristide, un eco del passo biblico: schiacciateli sotto i vostri piedi. Si faceva dunque strada una nuova visione del mondo, le cui conseguenze sarebbero state di portata difficilmente da valutare. E da là cominciarono i macelli dei cristiani nei confronti dei pagani. Francesco, questa è una chicchetta che sì, beh, lasciamo i nostri... Beh, a parte sai che la documentazione di Dessner è veramente incredibile. Logicamente, di fronte alla documentazione di Dessner, i cristiani hanno soltanto le solite calunnie. Perché pensate che io ho visto ad esempio una citazione di Dessner fatta su un newsgroup e c'era, diceva, ma in Germania negli ambiti scientifici Dessner non è considerato, logicamente giocando sul fatto che gli italiani non conoscono il tedesco, non conoscono la realtà tedesca, di conseguenza loro sono sempre pronti a pontificare, a dichiarare che le cose non sono credute, in realtà sono sempre dei menzogneri. C'è una cosa però da dire, che fuori dalla Germania è stato abbastanza sabotato Dessner. Io ti dico, qui i fiamminghi non sapevano neanche che esistesse, gli abbiamo mandato tutti i dati e i fiamminghi ha detto, beh, noi conosciamo il tedesco, ce lo prendiamo dalla Germania, ma in effetti in Belgio per esempio non era arrivato. Sì, sono vicini poi come era culturale. Comunque, proprio Dessner ha fatto un lavoro storico, documentale, incontestabile e che nessuno, che trasserà appunto anche una pietra miliare della documentazione marginale e incompleta, perché pur scrivendo 10 volumi sarà soltanto un sunto di un sunto di un sunto di un sunto, esatto, di quanti... una traccia su cui lavorare. Sì, perché proprio penso che 10 libri sarebbero soltanto fatti per giorno sui crimini dei cristiani a livello mondiale. E questo qua è significativo, proprio il fatto che di fronte a questa capacità e questa enormità di informazioni, con la menzogna cercano sempre di smentire. Voi che diamo via le telefonate, visto che siamo... Sì, vabbè, insomma, se vuoi sì. Comunque, allora 049-700-600, 049-700-838. Quello che mi interessava di questo scritto era far capire che ciò che era allora, cioè nel 200, nel 200 dopo Cristo, lo è ancora adesso. Sì, sì, ma difatti finché non ci libereremo del monoteismo avremo sempre questo problema. Ciao! Ciao! Ciao. Bene? Bene, sì. Benissimo. Proprio quello, anche il primo. Sì, 5. Esatto. Niente, volevo citare appunto dei titoli. L'altra volta che avete parlato della religione infantile della Giunti, mi sembra, no? C'è un titolo, Zio, faceva parte, perché citato. Ah, sì, sì, lo farò anche stasera. No, no, la religione infantile, sì. Quello della religione infantile lo prendo da Vianello, ma è un testo talmente vecchio che non so se c'è, se c'è ancora. È la religiosità infantile di Vianello, Vianello praticamente è preside della facoltà di psicologia di quella Padova, adesso è diventato. Perché stamattina sono andato in libreria, cioè sul computer non veniva solo. No, no, ma è vecchissimo quel testo, è circa 40 anni fa, fa conto, ma è uno dei primi testi che fanno un'inchiesta sul campo del come si sviluppa la religiosità infantile. Sì, perché appunto cioè, se parte sempre proprio dall'infanzia, no? Di questi qua che da iniettare, esatto, di rovinare la psiche dei chain, esatto, ne parlerò nella trasmissione di questa sera, perfetto, sai. Perfetto, sì, perché è molto interessante. Vado avanti col discorso dell'altra volta, sì, praticamente. E un'altra cosa, è De Gardner che cita Gardner prima, no? Perché sì. Lawrence Gardner, sì, Gerald è quello. Gerald Gardner, sì. Ah, Gerald. Niente, volevo vedere se aveva qualcosa di Gerald. No, in italiano purtroppo non c'è niente. Esiste una edizione clandestina pirata fatta negli anni 80 che io ho e che gira in fotocopia, tradotta anche maluccio, e però praticamente sono stati dei problemi con i diritti, con chi detiene i diritti d'autore, questa edizione è stata disconosciuta. Però da chi l'ha letta ha detto che è stata tradotta male. Insomma, io ce l'ho, comunque ce l'ho perché conoscevo l'editore pirata che fa lo sto lavoro, però essere sincero non ti perdi niente. Sì, perché Lawrence, no,
so, penso chi sia parenti, fra, perché già inglesi. No, ecco, se piuttosto vuoi approfondire le tematiche ad origine, Margaret Murray conviene leggerla, perché è un'autrice un pochino più interessante. Sì, sì, sì. E il Dio delle streghe, infatti anche Lawrence qual parla, è un libro che ho qua da Newton, è il mito e magia, il santo Graal, il regno del signor di Anelli, che è in Anunnaki, è proprio i parte dall'antichità di 5000 anni avanti Cristo, che è Anunnaki, che è la dea d'Argone, cioè è un libro storico, mitologico, e che se Robin Hood, cioè nei miti proprio. Sì, beh, anche ad esempio la Margaret Murray parlava di Robin Hood, ad esempio, esatto, anche di Joan d'Arc, esatto, proprio come sopravvivenza di antichi culti pagani. Esatto. Comunque, sì, per quanto riguarda Joan d'Arc, la testimonianza del processo è abbastanza chiara. Sì, sì. Cioè, praticamente quando lei andava a fare il cerchio, andava a fare la festa, quella che noi chiamiamo festa di Beltane, diciamo così, sotto l'albero, effettivamente faceva parte di quei culti popolari, esatto, insomma. Sì, che dopo l'hanno stracciata praticamente anche nei film, e hanno fatto non fare una figura proprio. Sì, beh, povera, sì. Comunque sappiamo benissimo che epoca che siamo, cioè che era, insomma, dei 2000 anni che non passa. Naturalmente, leggendo qua il primo volume del Dancer, qua veramente mi si è già rivoltato. E se solo il primo volume. Se solo il primo volume. Ma va avanti inesorabilmente, comunque l'eso, ovviamente, se ne metto l'eso. E tieni presente che quello è un punto di vista anticlericale, non è un punto di vista pagano. No, anticlericale. Capisci? Cioè, nel senso che lui dice, mi vardo le cose cattive fatte dalla Chiesa nei confronti dei altri, esatto, però non si mette nei panni del paganesimo, capisci? Esatto. Non si mette nei panni perché sennò... Se no c'è più fini, Esatto. Se vedi anche se arriva Costantino è un criminale, Eusebio Gerolamo, è uno dei più grandi diffamatori. Vabbè, ma da sempre tutti i monoteisti. Insomma, si sta scoprendo, capito? Cioè, in effetti anche qui tutto il vento, anche per esempio nei casini che stanno succedendo, no? Cioè, non si sta fuori dal Veneto, non si stanno rendendo conto quanto nel Veneto ci sia una trasformazione proprio delle persone che vanno alla ricerca di queste cose. È vero. Vedo anche a me proprio veramente, ti senti anche in libreria, vedo la gente che acquista dei libri proprio specifici, proprio su, ma anche si sente anche nei pochi minuti che vedo a televisione qualche documentario così, che vedo anche delle problematiche veramente sotto queste tematiche. Argomento. Un'altra, in poco tempo qua, anche adesso parlo per me, che c'è un cambiamento di vedute, di prospettive verso, infatti, sì, la società, verso tutto insieme, insomma, ecco, la religiosità. È tutto un insieme che sta in una metamorfosi anche dentro di me, sono in pochi anni qua. Ci sentiamo, non è tanto, ci sentiamo, però sta, anche adesso parlo di me, un cambiamento positivo, insomma, ecco, proprio come delle letture, certo, di approfondimenti. Comunque, tanti appunto, Ivano, che a dicembre uscirà un libro sul paganesimo, ci sarà anche una scheda sulla Federazione Pagana. Sì, perfetto. Sì, sì. Io non posso perché la persona che ha curato il libro mi ha raccomandato di dire solo questo, di creare l'atmosfera, perciò non posso sbottonarmi di più. No, se sentiamo comunque dopo. Non ti preoccupare. E dopo un'altra roba, no? Adesso cambiando discorso. Anche due sulla Vic della Ravani, mi sembra. Vedevo qua il libro. Raven e Wolf? Ravani. Sì. Rangoni. Ah. Beh, la Laura Rangoni, dai, Laura è una in gamba, nel senso che io la conosco di persona. No, ordinati due sulla Vicca, appunto, la strega buona e. Perché ne ha scritti un casino? Sì, no, ma dico, è una persona in gamba, ti dico. Ha una sua visione, ma comunque diciamo che c'è un buon rapporto, insomma. Insomma, adesso vediamo questi due volumi, questi due libri. Casomai, se me li fai avere, la prossima volta ti faccio fare anche la dedica da Laura Rangoni. Sì, della Xenia, appunto. Sì, comunque, dico, se la prossima volta, siccome io la trovo sempre a convegno Vica di Biella, e ogni volta quando compro un suo libro dico non sottrarti al dovere, mi fa sempre le dediche sui libri. Perfetto. Mi è un piacere per me. E dopo della Wanda De Angelis, Wanda mi sembra, sì, De Angelis, stregoneria, caccia, perché anche questa non era sul computer, comunque della
PM. PM, sì, sì, no, infatti, guarda, io mi sono molto, molto perplesso perché la Vanna De Angelis è venuta al convegno a Vicca, ha fatto una relazione in cui, tra l'altro, nel dibattito ci siamo trovati in sintonia, a parte, cioè, il discorso del poi del tacco al cristianesimo che lei non l'ha fatto. Però pensa che la Vanna De Angelis ha detto, fa, molti mi accusano di essere anticristiana o anticattolica, in realtà io non lo sono, dice, io sono stato uno che scrive la storia. E ha fatto un intervento, tra l'altro qualcuno aveva cercato addirittura di ridurre il numero delle persone uccise dalla stregoneria e lei ha ripetuto che sono stati milioni, il che è stata una sorpresa piacevole anche per me, perché la PM è una casa editrice cattolica, però significa che, insomma, di fronte a una persona che ha i titoli accademici, anche loro hanno dovuto rassegnarsi, insomma. Sì, per forza, cioè, perché adesso, cioè, le notizie e tutte del passato, no, con approfondimenti ulteriori, non è che si moltiplichi a due, a doppio, così, sì, ora 10, 1000, 100.000, sì, 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 cioè, e gira, capito, cioè, ormai non puoi più scondere anche libri. No, ma infatti, l'antico, io ero perplesso del discorso che fosse la PM che pubblicava il libro, in realtà, poi, sentendole, cioè, sentendola appunto parlare di persona, potendo anche intervenire, chiacchierare con lei, cioè discutere, sì, di un dibattito, sono stato veramente sorpreso in positivo della cosa, insomma. Sì, ma penso che ormai si è aperto un varco, insomma, dopo tutto stanca da gente che recepire e accettare, insomma, e non chiudersi a riccio, come non accettare certe verità, certe, anche nei stragi che si è stato fatto, insomma, ecco, dei baichi a contare di Costantino, per esempio, che era un grande re, un grande cittadino. Beh, sì, cristiano, sì, cristiano, cioè, chi è stato un grande re cristiano, sì, nessuno lo... Pensi che noi abbiamo una statua di Marco Aurelio a cavallo a Roma, che è una delle più belle statue che sono rimaste dall'antichità, soltanto perché i cristiani l'hanno confusa con una statua di Costantino, se no l'avrebbero distrutta anche quella. Sì, spariva completamente. Sì, sì. Dopo Nerone mi aveva demonizzato, invece che c'era un imperatore. Sì, 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 non male, cioè, forse uno dei migliori, diciamo. Nerone, sì, infatti, un libro che ho scritto, un libro che ho anche l'onore del Massimo Fini. Sì, cioè, sì. Massimo Fini. E che ha fatto un sceneggiato per televisione. Esatto, sì. Che poi a Nerone. Fatto bene, A Nerone non gliene fregava niente di fare l'imperatore, lui piaceva cantare. Esatto. E lui quello voleva fare. Sì. Ma dopo, è bello, che c'era la libertà. Sì, cioè, assava libertà del culto, esatto. Quello che bisogna sfatare, che bisogna che capisci la gente, che cristiani, è che c'era libertà del culto. C'era, sì. Cioè, non c'era il contrario, casomai. Esatto. Quando che sarebbe stato il potere ai clero cristiano, dopo, quando che si è assentato sul trono, basta, è chiuso, pensa che nel periodo di passaggio, no, quando anche ai vescovi cristiani è stato dato il sussidio per assistere i poveri, no? In quel momento, cioè, c'erano sia i pagani sia i cristiani che assistevano i poveri della città. Cioè, mentre i pagani distribuivano a tutti quelli che ne avevano bisogno, i vescovi li distribuivano solo ai loro e imponevano a state di convertirsi per avere i sussidi. E ci furono, esatto, ci furono delle vere e proprie rivolte su questo. Pensi che sì, proprio si era a comportare fino a quando non aveva il potere, quasi pari oppure anche superato, cioè si era a comportare come Agnelli, io gli dicevo, no, era dei buoni, dopo quando che ha acquisito il potere superiore anche all'imperatore, allora qua dopo è stato attentato, dopo si è comportato tutta la girà. Comunque con l'arrivo del cristianesimo per la prima volta a Roma gli imperatori erano analfabeti e seminalfabeti. Esatto, sì, sì, sì. Questo è la verità, questo è un dato di fatto. Esatto. Va bene. Va bene. Ti ragazzo. Dopo, no, basta perché adesso faccio. Ma buon turno. Ciao, grazie. Ciao. Pronto? 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 Sì? Lei è coprolalico! Lei è coprolalico! Lei mi è coprolalico, caro signore! Lei invito caldamente a non toccarmi i sacri testi! Le sacre scritture! Le sacre scritture! Le sacre scritture! Ciao Paolo! Ciao Francesco! Senti, qua sotto mano ho un testo che sintetizza mirabilmente la visione pagana del mondo, cioè un inno alla potenza di Eros,
allo spasimo di unirsi, confondersi, perpetuarsi se stessi in alcormo. Allora dice Eschilo, qui parla Afrodite, la sorella di Eros. Allora, spasima cielo divino, difenda la terra, terra intesa come Gaia, Gera. Sì. Spasimo invade la terra ad avere l'amore, e pioggia gocciando da cielo in amore impregna la terra. Essa figlia genera per l'uomo carne di bestie e frutto vitale del grano, sbocciare di piante da quest'umido amore matura. E io Afrodite sono radice di tutto. Ecco il senso del limite, equilibrio mentale, disciplina interiore, religiosa accettazione del corpo. E i cristianucci? Ucci! I cristianucci no, sono simili ai vermi, come si diceva a Celso, che tengono le loro adunanze ai margini di un pantano. Dio è l'essere sovrano, dicono i vermi. Noi accopiamo il primo posto dopo di lui. E tutte le cose, la terra, l'acqua, l'aria, tutta la natura, sono sotto il nostro dominio. Ecco. Se vedi tu che mi adesso fra poco in pensione e vorrei dedicare le ultime frange della mia vita... Esagerato, sei più giovane di me, dai Paolo, non esagerare. Sei più giovane di me... Ti invito caldamente a tenere duro, che se mi piace te fra poco arrivo a darvi una mano. Ciao. Grazie. Ciao. Sempre braccia aperte con tutti, eh. Pronto? Sì, Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao. Io mi chiedevo una semplice cosa nel confronto dell'uomo in genere, specialmente dei credenti cosiddetti, no? Cosa abbiamo fatto per gli animali, per le piante, per la natura in genere? Io dico una sola cosa: ho fatto qualcosa per un albero solo, mi limito a tagliarlo, a prendere i frutti, a respirare perché mi fa respirare, ma in cambio la religione cosa ha dato? Cari preti, cosa avete dato qualcosa al circostante? Chiedo solo questo, perché io ho preso a piene mani, certo, però lo adoro a modo mio, adoro l'esistente, adoro il sole, adoro le piante, adoro tutto, sì, non mi vergogno di dirlo, adoro a modo mio, perché so di rubare tutto al circostante, e poi non c'ha l'anima il circostante, l'abbiamo noi, l'avete voi l'anima, però la materia, la semplice materia che si fa calpestare da me, non ha l'anima, no? L'asfalto che si lascia maleare, si lascia domare, si lascia calpestare, non ha l'anima l'asfalto. Adesso proprio vi scandalizzo, cari preti. Ciao. Ciao Paolo. Ah boh, chiudiamo qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesima. È arrivato un fax che dice praticamente che oggi c'è sul quotidiano Libero di oggi. Dice che in un articolo il sito internet più cliccato dello Stato del Vaticano è www.gay.it. Fate un po' voi. Vabbè, chiudiamo qui un attimo la trasmissione. Francesco, devi dire qualcosa? Sì, no, ecco, io prendo due secondi proprio per andare un po' dall'attualità, ma legato anche alle persone. Io vorrei ricordare che è morto Christopher Reeve, che era l'autore che ha impersonato Superman, così tutti quanti capite di chi parlo. Lui è rimasto paralizzato, ha passato una parte della sua vita, dell'ultima della sua vita, appunto, completamente paralizzato, intubato, e che non poteva muovere neanche un muscolo. L'unica sua speranza era la ricerca sulle cellule staminali. E Christopher Reeve era un personaggio conosciuto, aveva soldi, e nonostante avesse soldi, nonostante fosse un personaggio conosciuto, non ha potuto neanche beneficiare di questa ricerca. Ricordiamo appunto che un personaggio del genere come ha sofferto, e lui ha sofferto in una condizione di ricchezza. Pensiamo che in Italia esistono migliaia di persone che soffrono molto di più e che qualcuno li vuole vietare la ricerca sulle cellule staminali. Riflettiamo. Io chiudo qui la trasmissione, vi do appuntamento alle ore 19. Ciao a tutti. Vi ricordo velocissimamente che dopo di me c'è Alvise, dopo riprendo io alle 19, poi c'è Stef.